scheggia qui. Good. Allora, Herr Pagno! Dove essere quello signore lì? Asti, cosa fai dietro il cespuglietto lì, No, Asti? niente, se devo fare una doppia P. Ah, good, good. A posto? Posso andare? Ya, aspetta un attimo. Allora, guarda, qui c'è busta con dentro soldini di viaggio, 200 Sì. euro come stabilito, ya. E tu vai giù e essere giù in panificio, tu sai dove andare. Essere giù un magazziniere, aspetta lui Sì. Sì. e te e scarica tutto, ya. Va bene, ok. Va bene, e dopo noi vedere più avanti, ya. Sì, va bene. Va bene, allora intanto Arrivederci, molto molto grazie e arrivederci, buona giornata. arrivederci. Buona giornata. Oh, questo viaggio di bancallo, allora vedere quanti bancali. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 13, ya. 30 bancali più questi qua, ya, io avere. Viaggio per vendita. Good, good, good. Sehr good. Oh, buongiorno ragazzi. Ben Buongiorno. Buongiorno. alzati. Grazie, sono ancora dormendo. Vieni giù dal cofano del pick-up di Gabriele, poverino, dai, che dopo quando arriva trova sulle peste e non sa cosa è Massimo li successo. voglio comunque, non tutti li voglio, sì. Ma allora oggi, grande giorno, grande giorno. Avete visto le novità? Giovedì. Avete Sì. visto? Oh, siete entrati dal cancelletto qui. Finalmente, Ma non è piccolo. finalmente casa nuova. Oh, va lì, che bel oh, adesso si ragiona. Adesso abbiamo posto. Adesso sì. Oh, va, signore di Passera, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora, Svegliati, ragazzi. finalmente consegna dei lavori, consegna le chiavi? Sì. Oh, va che bello, ah, come eravamo andati d'accordo con il nostro simbolo qui. Ah, Sì. Beh, guarda che si è messo sulla pubblicità anche quell'asino. insomma, Vabbè, no, ha ragione, la lavorata che ho fatto. va che... Tutto domotizzato, Ma anche il che razza portone di portone? Agri, l'apricancello. ci si passa qui, eh? Comodi. Secondo me è piccolo. Secondo te è piccolo? Se, Siamo secondo me la all'osca. trebbia, secondo me il pick up non ci passa. Guarda, che c'è qua l'attrezzo per te, giusto? Guarda, per andare a pulire il piazzale, per tirare su le foglie l'autunno. Guarda, vedi che il signore Passera te l'ha preparato, Agri. Guarda, che qua non ho mica lavorato bene al di passo. Guarda che lavoro. Ma la bicicletta anche, va al banco da lavoro, c'è tutto. Cos'è che. Illuminazione Ah, a LED. Passera, cos'è sto mucchio? Questo? Ah, non è roba mia, è roba vostra. generatore Aspetta. c'è qua. Ok. Va. Allora possiamo. Bello, bello. No, ha fatto un bel lavoro. Ha acceso le luci anche. Wow. Chi è che si Addirittura, no, diverte con le luci? spegni C'è questa troppa qua energia. Spegni questa troppa l'interruttore. energia. Ah, Spegni ok. Perfetto, perfetto. Va. l'illuminazione le luci. LED. Perfetto, perfetto. Ottimo. Ah, beh, vedo che ci sono dei bei lucernari anche. Sì Sì? che entra un bel po' di luce. Ma è il tetto in legno che non mi piace. Quel La cosa compensato. È quel compensato è il trucciolato pressato lì che. Fa presto prendere fuoco ancora. Ma no, no, no. No, L'importante è ci che sono tenga su fuori. le tegole. Abbiamo rimesso ancora tutte le telecamere. Ci sono telecamere anche interne. Quindi. Ottimo. Poi abbiamo messo, come avete detto, di là il Vi faccio vedere. distributore del gasolio.
qua c'è il distributore del gasolio. Ah, perfetto. Avete la, benissimo, la cisterna benissimo. Sotto dietro, dietro il capanno. Ah, ok, sotto terra. Ok. Sotto terra. Poi perfetto. Qua abbiamo la, la torretta elettrica per dell'Enel. Perfetto. Che vi arriverà direttamente la credito sulla bolletta. Ottimo, ottimo. No, ottimo, Ah, ha fatto no, bel lavoro, dai. Ma chiede il Green Pass, chiede Green Pass 1, Green Pass 2. Sì, 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 Green. Green 1, Green 2, anche qua Green Pass. Green Pass. E il Green Pass era. Il Green Pass. Green Pass era. Ma e il Green Pass era. E ma signor Passera, i silos dica. I silos non è arrivato. I silos non no. No, 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 lì sconto, 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 sconto. Ma dove, 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 di, dove? Là, là, dietro. Qui davanti, dietro, qui così. No, 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 no. No, qua teniamo il piazzale bello libero. Sì, sì, sì. Là, adesso dove? Devo venire giù con la pala che c'è su un altro cantiere. Lì, tiriamo via quella, quel pioppo lì, quello rosso, questo qua. Questo non mi, non mi sembra un pioppo, però sì. Beh, sembra beh, più insomma, una quercia comunque. Una quercia, un pioppo, quello che volete. Cioè, tiriamo sì, via questa sì. Pianta qua, spianiamo esatto. Qua. Ah, ok. Ah, mettiamo qua, perfetto. E mettiamo il silos qua. Solo che adesso c'ho la pala occupata. Ah. E appena mi ci libera vengo, ecco. Ho capito. Va bene, va bene. Intanto il primo... Il primo IBAN, cioè il primo bonifico potete già farlo. No, 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 il primo bonifico no, no, parla no, con no, l'assicurazione, noi non paghiamo niente. Vabbè, fate ricorso voi, ecco. No, no, noi eravamo d'accordo, noi eravamo d'accordo con l'assicurazione che fatturavate direttamente l'assicurazione e noi sì, no. Infatti vi stavo dicendo dite all'assicurazione che i lavori sono stati eseguiti, che possono pagare almeno il rientro okay. Delle spese. Ok, ok, così è già più. È già più. Chiamate il geometra dell'assicurazione o fate venire, gli fate vedere il capanno, tutti i lavori che sono stati fatti, che almeno il primo, la prima tranche mi arriva. Che respiro anch'io un po', ecco. Sì, 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 noi chiamiamo subito l'assicuratore e gli diciamo che... Noi chiamiamo quando ci sono i silos pronti. No, Agri, io non riesco, non riesco. No, non riesco. Se non lo chiamate io non c'ho i soldi per mettervi giù il silos. Ecco. Non è che... I soldi vanno e vengono. No, no, chiamiamo subito noi l'assicuratore, non si preoccupi. Cercheremo, gli diremo di liquidare velocemente e via. Insomma. Esattamente. Appena mi liquidano, vengo, vengo qua e butto giù il silos. Va bene, va bene, va bene. Ma è tutto quel mucchio, è tutto quel mucchio qua di recinzioni, tutte queste robe qua. Porto via tutto, faccio via un tutto. Altro giro. Sì, sì, perfetto. Sì. Faccio la prima schema. C'ho anche il vicichimico là. Ah, ottimo. Porto si via... fa un viaggio. Va, va, va. Si porta via tutto, perfetto. Sì, sì. E noi allora possiamo cominciare a portare dentro la roba nel capanno. Possiamo cominciare sì, ad utilizzarlo. Sì. Perfetto. Certamente. Ottimo, perché sì, adesso. Ah, ottimo, grazie. Col telecomando del cancello potete aprire anche il portone. Il portone, ottimo. Così. E le telecamere ve le ricollegate sotto il DVR che avete nell'altro capanno. L'allarme perfetto. È già inserito. Ottimo. E basta. Buon, ecco. buon lavoro. Avete, ottimo. Se avete altro da chiedere, ecco, sono qua. Ah, no, no, sembra che ci sia tutto. I due lampioni di fari nuovi. Là sì, dietro. Ho visto, ho visto. Che sono così sono già pronti. Perfetto. Va bene, va bene. Adesso guardiamo perché bisogna dobbiamo fare un salto su ai campi di mais e di girasoli a vedere se sono pronti. E
eventualmente, semmai sistemiamo i mezzi, ma prima diamo sicuramente, vedi che bravo Christian che parte già al volo, va a controllare se i campi sono pronti e al limite lasciamo qua una persona a sistemare un po' di roba dentro il capanno. Guarderemo di sistemare i trattori da una parte, i rimorchi dall'altra, un po' di macchinari e via dicendo, insomma. Penso che adesso di spazio ne avete abbastanza. Sì, sì, sembra, per il momento sembra di sì, poi vedremo, insomma, vedremo come gestirci. Perché... Va bene, intanto io faccio il primo viaggio col furgone, uh-huh. Poi vengo a prendere il resto della roba e... Va bene. Va bene. Benissimo. Saluto, signori. Grazie, arrivederci, buona giornata. Ciao, passerò. Saluti. Tantalin. Dimmi. Hai visto la vite? La vite? Ah sì, sì, è quasi pronta per la potatura. Devo andare a far spesa. Devi andare a far spesa, va bene. Prendi il blocchetto degli assegni. Blocchetto degli assegni. C'è la Christian, è appena andato via. Non è vero, ce l'hai tu. È andato tu. È in cassaforte, devo andare a prenderlo. Dai, ascolta, Herman e Anto, prendete un paio di trattori, cominciamo a spostare quelle due trince. Iniziamo a spostare qua la roba, se voi volete andare sui campi, non so. Sì, adesso appena torna Christian vediamo cosa c'è da fare e ci regoliamo, dai. Ecco, dai, cerca di non usarli tutti. Già ho spesi tutti. Ciao. Va bene. Dai che sistemiamo un po' di roba. Cosa fai di sopra? Vieni giù. Sto finendo di manutentare qua. Ah, non hai ancora finito? Sì, ho finito adesso. Noi stiamo sistemando un po' tutte le attrezzature. C'è qua roba da lavare, da mettere via. Già che adesso solo darmi ingrassato qui sul tubo sperando di non cadere. Ecco lo snodo. Allora, se cadi chiama aiuto che veniamo col badile, facciamo il fosso e ti copriamo. Va bene. Piuttosto che dar giù un infortunio in azienda è meglio coprirti che allora, meno rogne. Sono già salvo. Qua è tutto a posto. Siamo pronti per andare a trebbiare? Se tu sei pronto con la trebbia, vai. Chiamati qualcuno che venga a darti la mano. Io porto là sia la trebbia la lama da mais che da girasoli, così evito di farmi dietro con la trebbia. Sì, per forza. Di lasciarla attaccata, la trincia serve. Ah. Dai, dov'è che è sta lama? Adesso vengo lì, aspettami. Vado a recuperare l'altra trincia intanto. Qui però sono state messe lì le forche in mezzo. E che forse riesco ad attaccarla. Allora, finiamo tutto. Ma ti sei organizzato con qualcuno che ti segue col rimorchio? Io spero che qualcuno ci sia. Sanno che c'è da trebbiare. Stiamo mettendo via un po' l'attrezzatura qua e sai ben com'è. Sono tutti indaffarati. Ma so che c'era Christian che... Sì, so che Christian ha vedo che ha preparato qua anche i sarchi per andare a sarchiare. Adesso Vengo io con lei. Senti che hai il volontario. Allora, aspetta che qui c'è troppo caos. Aspetta che mi sposto qua un attimino, spengo sto Landini. Allora, ragazzi, ci organizziamo qua o... Ma Christian, la lama invece che tenerla attaccata, mettila sul carrellino, che così hai la roba un pelo più corto, no? Adesso. Se no, il carrellino magari lo parcheggiamo dietro, lo attacchiamo un trattore e lo mettiamo dietro al capanno. Va bene, anche. Ma Agri partiva per andare a raccogliere mais o i girasoli?
Poi ho sentito per baracchino Gabriele che ha detto che lo segue con il rimorchio. Sì, però prima il rimorchio bisogna scaricare perché c'è un po' di residui dei lavori che hanno fatto e bisogna smaltire. Va bene. E poi ci sono anche due sarchi con due trattori a ruote strette che bisogna passare, ci sono un po' di erbacce. Dove? Al campo 26 e al campo 30. Ah, ok. E allora chi è che abbiamo? Moro. C'è il Moro. C'è il Moro, c'è Herman, c'è Anto. C'è Herman, Anto, ci siamo io e te. Io e te. Gabriele. Vabbè, Gabriele va con Agri a raccogliere girasoli e mais. Il Moro che ha attaccato. No, il coltivatore, dobbiamo coltivare qualcosa, no? No, perché bisogna. In teoria sì, si può. Cosa? Dar una coltivata al campo che abbiamo arato qui delle barbabietole. Esatto, il campo 28, anche se adesso no. Non Agri. Lascialo arato il campo. Appunto. L'inverno, campo. Appunto, lascialo arieggiato. Rimorchio. Si mette a posto. E ma qui i rimorchi sono. Hai detto che c'è dentro roba? Sì, qua sì. Questo bisogna smaltirlo. Ah, c'è dentro un po' di cipato, quello che ci ha dato quello del passera. Esatto. Dove lo buttiamo? Un buco per terra, lo usiamo per scaldare il cicato. Esatto. Svuotalo. Dove? Aspetta che ti sposto la roba e lo svuoti là dietro. Guarda di svuotarlo. Occhio che là dietro però deve venire di passera a lavorare. Non deve venire di passera a... Tantalin, qua, guarda, vieni qua. Dove? Dove sei? Qua davanti. Lì nell'angolo. È una bella lavata, no? Sì, ti invio sto baldacchino qua. Sì. Tieni, Gabriele, c'è già il set pronto. Allora, vediamo cosa si può spostare da qua. Allora, qua c'è un rimorchio, tanto per iniziare. Il carrellone è stato messo dentro qua, che vabbè, qui ci sono le due raccogli sassi, le seminatrici, le lasciamo qua, va bene. Qui c'è l'altro Agrisem, lo portiamo assieme all'altro, guardiamo di tenerli assieme da non avere 100 cose da 100 parti. Grazie. Okay. Qualcun altro libero? Allora, io mi altro libro, allora il Landini. Santoli! Se non hai bisogno di Anto, te lo rubo io con il secondo rimorchio. Vai, rubalo che io allora sposto, finisco di sposare. Gli lascio il Landini. Anto, prendi il T8. Prendi il T8. Prendi il T8. No, è mio. Il T8 allora prendi il T7. Guarda, ti lascio il Deus, vado a sarchiare io, va tranquillo. Prende questo rimorchio qua. Sì. Ok, perfetto. Allora lo lascio lì, non lo sposto. Cos'è che c'è qua da spostare? Ah, dov'è il Deus? Ma prendi il T7, dai, che fai prima. Vabbè. Io vado verso giù, Cristian, va bene? Tu vado dove ti pare. Sì, io, se no c'è il campo 30. Pianto, qua da dietro. No, lo prendo io. Qua. Sì, infatti stavo andando proprio a prendere quello. Allora, i rulli li portiamo. C'è posto nel capannone nuovo? Sì, per i due rulli. Vai proprio giù in fondo e... Ok, poi faccio su giù. Okay. Inganci tu. Esatto. Tac. Qua non si ferma. Io parto con la Trevi perché altrimenti... Ma io mi accodo. Via. Partiamo col mais. Non so se Chantlin c'è ancora super baracchino. Sì, ci sono. Sto guardando dove mettere i rulli qua perché con gli attrezzi della vigna praticamente hanno portato via mezzo capannone. Adesso li sto sistemando. Partiamo dal mais noi perché c'ho la lama, c'ho... Vai piano, Agri, che se ti perdi la malama. No, l'ho legata. Vado a prendere l'altro rullo. Inutile, io e te.
qualcosa, Anto? Ma perché avevamo io e Herman, avevamo a mettere a posto la roba del frutteto. No, non avete fatto... è che avete sparpagliato un po' troppo la roba. E allora... girasoli a che campo sono? Noi l'abbiamo messo in un metodo ergonomico. No, è che è l'ideale, magari le cose uguali, metterle una dietro all'altra, che tanto invece che una in fianco all'altra, così occupano meno spazio. Aspetta che gli do anche una lavata a sto rullo, già che ci sono. Dopo, se non c'è nient'altro da fare, posso attaccarmi la trincia e vengo giù ad iniziare a trinciare gli stocchi del mais che avanzano. Sì. Anto, vai tu o io? Vai tu, ci sei già dietro. Arrivo. Sì.